Consegnate presso la Camera di Commercio di Arezzo le borse di studio del Master sulla storia, il design e il marketing del gioiello, organizzato dal Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università di Siena, con sede ad Arezzo, in collaborazione con la Camera di Commercio, la Consulta dei Produttori Orafi, CNA Arezzo, Confartigianato e Confindustria Toscana del Sud. Noi siamo al 10° anno, sicuramente raccogliamo in questa annata un grido anche di bisogno da parte del mondo aziendale di figure professionali che sono sempre più difficili da trovare, quindi la possibilità di formarle e formare, diciamo, in settori così particolari come quello orafo, ma che connota tutta la nostra economia, sia un compito che la Camera deve portare avanti insieme ovviamente alla Consulta Orafa e quest'anno anche all'azienda Freschi e Vatica, hanno contribuito davvero a selezionare queste figure e soprattutto ovviamente continuiamo in questa opera di cultura, ma soprattutto di consegna, di proprio una consegna alla tradizione, anche di un'arte che dobbiamo essere in grado di poter trasferire alle nuove generazioni perché si possano trovare sempre quelle figure di cui le aziende hanno sempre più bisogno. Il master, coordinato dal professor Paolo Torriti, è giunto alla sua 10ª edizione ed è nato per rispondere in modo innovativo alle richieste di crescita e di capacità professionali del comparto orafo. Fa bene vedere che poi questi ragazzi trovino lavoro, davvero, perché il master dura un anno, è un impegno sia per loro che per le famiglie e credo che la migliore risposta sia quella che viene poi dal mondo del lavoro. Arezzo si sta muovendo imprenditorialmente in un modo moderno e fresco, che è quello di aver abbandonato, no, ma comunque limitato alcune tipologie di produzione e essersi messa al passo con i tempi. Anche la creazione di nuove figure come Master del Gioiello è un modo nuovo di fare, è un modo fresco di fare. Questo serve anche ad avere sempre nuove idee nelle aziende perché la gioventù è il nostro futuro. Sì, è importante entrare nel mondo del lavoro con delle competenze qualificate perché adesso siamo in un mondo sempre più competitivo e anche il settore orafo sta diventando veramente competitivo e al top all'interno dei mercati internazionali, quindi per poter competere sono necessarie appunto figure molto qualificate che aiutino l'azienda in questo momento a crescere.